Bilancio sempre più grave, ormai oltre 800 le vittime del terremoto in Marocco. Solidarietà dal G20, pronti a fornirvi tutti gli aiuti possibili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede ai partner occidentali di riprendere le sanzioni contro la Russia e forniture belliche conseguenti. Salgono ad almeno 800 le vittime del potente sisma che nella serata di ieri ha colpito il Marocco. Oltre 300, secondo i primi e confusi conteggi, le persone invece rimaste ferite. La stima proviene dal Ministero degli Interni, che ha aggiornato un precedente bilancio in cui parlava di quasi 300 morti. La maggior parte sarebbero concentrati in regioni montagnose e di difficile accesso. L'epicentro del sisma, che il servizio geologico statunitense ha misurato in una magnitudo di 6.8, è situato nella provincia di Alaouz, a una settantina di chilometri a sud di Marrakech, dove diversi edifici della città vecchia sono crollati o risultati gravemente danneggiati. La pausa nelle sanzioni occidentali contro la Russia è durata troppo a lungo, afferma il presidente ucraino. Al forum Yalta European Strategy a Kiev, Zelensky ha sottolineato che l'offensiva delle sanzioni dovrebbe riprendere per impedire alla Russia di aggirare le restrizioni. Зараз бачимо надто довгу санкційну паузу з боку партнерів і надто активні спроби Росії обійти санкції. Цей санкційний наступ світу має відновитись. La Russia punta chiaramente alle presidenziali americane del 2024 e a un nuovo successo repubblicano, nella fattispecie quello di Donald Trump, che potrebbe sancire un disimpegno stelle e strisce dal conflitto. Zelensky chiede munizioni che possano avere una gittata maggiore e arrivare alle basi russe di retroguardia da cui partono gli attacchi. Coscritti con l'inganno e mandati a morire in Ucraina. Le autorità cubane hanno arrestato 17 persone sospettate di essere collegate a un giro di traffico di esseri umani operante dalla Russia, che presumibilmente attirava i giovani cubani inviandoli nell'esercito. L'indignazione è stata causata dall'intervista di un blogger cubano su YouTube con due giovani che hanno affermato di essere stati ingannati. Così una madre. Stiamo in comunicato con él, non so se mi sta bene, sta vivo, non so. No sabemos nada, mija. Ya te digo que fueron todos engañados, todos fueron para problemas de construcción, de coger escombros, de esto, de logística, que le dijeron que iba a ir para la parte logística ellos. ¿Qué logística era? Ai giovani cubani veniva promesso un lavoro in Russia, ma sul posto erano poi costretti ad arruolarsi nell'esercito, convinti a firmare un contratto, scritto in russo, che non capivano. Inghiottite da una distesa d'acqua a perdita d'occhio, già almeno 10 in Grecia le vittime delle alluvioni provocate dalle forti piogge che si sono abbattute su diverse regioni. Auto gettate in mare, strade sventrate e ponti spazzati via, il risultato di precipitazioni in 12 ore è pari a quelle in media totalizzate da Atene un intero anno. Σκηνές αποκάλυψης, αποκλεισμένοι οι πάντες, όλα τα χωριά γύρω από τον Παλαμά είναι αποκλεισμένα, σε ύψος της Κηπής. Τίποτα, κραυγές βοήθειας, τεράστιες ζημιές, υλικές, πολύ πιθανόν και ζωές χαμένες. Due, i cadaveri intanto ripescati e identificati dalla Guardia Civile ad Aldea del Fresno, non lontano da Madrid, in seguito ad alluvioni e piogge torrenziali degli ultimi giorni. Tratto invece in salvo un bambino di 10 anni, rimasto per 12 ore aggrappato a un albero. L'ex militare britannico evaso dal carcere di Wandsworth è stato catturato sabato a Chiswick, nell'ovest di Londra, dopo 4 giorni di caccia all'uomo. Daniel Abed Khalife, 21 anni, era stato accusato di aver posizionato un finto ordigno in una base militare e di aver raccolto informazioni potenzialmente utili ai nemici. Accuse negate dall'uomo, in carcere da gennaio e in attesa di essere processato a novembre per terrorismo. L'evasione da un penitenziario non di massima sicurezza aveva suscitato critiche nei confronti del governo.